Buon mercoledì a tutti. Città di Foggia. Signor Sindaco, non dico il suo nome perché non mi riesce proprio. Rimane qua. Lei da Forza Italia è passata alla Lega. Cioè non è che ha fatto un grande salto di qualità. Tutti il centrodestra è come una discarica di immondizia. Di cui la è. Ritornando un po' indietro, 19 marzo, no, 11 marzo, 11-12 marzo, Giuseppe Conte dichiara tutta l'Italia lockdown e vi siete tutti lamentati dal popolo che fa il tifo per il centrodestra, da tutti i politici del centrodestra e tutti i sindaci che sono del centrodestra. Tutti vi siete lamentati di tutte le il programma che aveva messo in atto questo governo per il lockdown. Tutti, addirittura arrivare che erano questo governo erano dittatori, ci vogliono chiudere in casa, tutto che, però poi dopo alcuni che si sono un po' svegliati di mente hanno visto dei camion che portavano i morti. Se non era per questo governo, 35.000 morti erano il triplo. Vediamo un po' in America, guardate in America e nelle altre parti. Meno male che hanno saputo contenere. Dopo che ci siamo ripresi, tutti, no, come mai? Mo cominciano a aprire le scuole, cominciano a fare quello, perché apre quello, perché lo... Tutti che volevano ancora il lockdown, cioè, politici e popolo. Cioè, non siete neanche coerenti di quelle che dite, che pensate. Mo adesso che abbiamo contenuto bene, abbiamo aperto tutto il lavoro, le fabbriche, hanno investito soldi per le scuole, per tutelare i bambini, i ragazzi, i giovani. Abbiamo cominciato a percorrere l'Italia verso il lavoro, verso l'economia, verso tutto, cominciato ad aprire. I giovani, perché bisogna chiamarli deficienti, non hanno capito che bisogna, cioè per 2-3 anni tu ci devi vivere con questo virus, di cui devi avere sempre la protezione, mascherine, guanti, distanziamento e vivere la tua vita sempre con la protezione. Invece no, pensano feste da balli, pensano di divertirsi, pensano di fare tutte le cose che loro possono fare senza mascherina, non se ne fregano, questo virus non c'è. Vabbè, poi ci sono medici, scienziati, dottori che dice che questo, che fanno parte del centrodestra, non è vero niente. Le persone muoiono con il Covid, di cui che poi uno che prende il Covid, prima chi ha delle patologie, prima si comincia con quella patologia, poi il Covid ci dà la botta finale, è normale. Però se sono tutelati, tu non prendi il Covid e ti curi con quella patologia. Di cui se prendi un'influenza, è normale che l'influenza, poi dopo il Covid, se sei a contatto e ti attacca, tu muori con il Covid. Cioè uno ci deve arrivare con il cervello, no? Capito? Comunque, questi giovani non hanno capito un cavolo. Non hanno capito un cavolo. Dittatori, non dittatori. Abbiamo cominciato a vivere. Ad agosto cercare di tenere sotto controllo. Giustamente, adesso che ci sono cominciate a aumentare, perché la gente è deficiente, cominciate da di nuovo
che è positiva a Covid, di cui lo Stato adesso che ha fatto? Giuseppe Conte. Allora, sente che prima l'avete attaccata, no? Che lo Stato era dittatore, ha dato pieni poteri a tutti i presidenti delle regioni e a tutti i sindaci di tenere tutto sotto controllo le loro città e le loro regioni, per fare in modo che non si aumentino di nuovi questi contagi e questi morti. Adesso tutto contro lo Stato, e no, mo lo Stato si vuole pulire le mani, non, si lavano le mani, danno tutto responsabile. Insomma, la bistecca di carne, chi la vuole cruda e chi la vuole cotta? Non sapete neanche voi che cazzo dovete dire e pensare. Cosa avete in quella testa bacata? E tutti che si lamentano contro il governo, perché il governo non si assume le responsabilità, scarica tutto. Prima il governo era dittatore, mo che da me, cioè non sapete neanche voi chi, come la volete, cotto o cruda. Vi dovete solo ricordare quei camion dei militari, di tutti quei morti che passavano. Ricordateveli. Ricordatevi. E ricordate, se avete una patologia, e poi dopo con questa patologia prendete il Covid, morite di Covid. Ma se avete questa patologia e vi curate e state attenti, non morite di Covid. Chi ha l'influenza, il Covid attacca di più. È normale che entri con l'influenza e prendi il Covid e muori di Covid. Chi è affetto di tante patologie si devono stare attenti. È normale che c'hai quella patologia e poi se prendi un virus, il virus ti ammazza. Cioè bisogna capire lì la cosa, no? È semplice, no? Non è che uno dice no, quello è morto di influenza. No, scriviamo che è morto di Covid, no? Entri con l'influenza e muori di Covid, è normale, perché poi lo prendi. Se ti stai attento tu non muori. Non ci vuole tanto a capire le cose. No, che poi tutti che poi sono diventati medici, tutti che sono diventati esperti, tutti che sono diventati. Mo che adesso stiamo ingranando con l'economia, con tutto, con il lavoro, con tutto. Hanno aperto le scuole, hanno tutelato i bambini, mo hanno aperto le scuole con tutte le protezioni. No, mo tutti quanti. No, perché aprono le scuole? Perché quello? Perché quell'altro? Poi ci sono sindaci che ci ragionano e sindaci che ci ragionano e sindaci che sono scemi, che prendono subito, hanno capito subito come la campagna, come De Luca subito ha messo le direttive, ha fissato un programma per tutta la campagna. E così ha capito che se no si va, se non si prendono adesso decisioni, si va a tracollo dopo. Più tempo passa perché la gente è ignorante. Fatto vedere anche in un video dei ragazzi che poi dopo tutti quanti che hanno preso tutti il Covid-19. Ci sono chi è che ci ragiona con la testa, non sta contro il governo, ha preso subito le direttive. No, il signor sindaco di Foggia si lamenta. Signor sindaco, lei, Foggia, non la sa amministrare bene, non la sa tutelare bene, non è all'altezza, non è capace di gestire una città come Foggia. Deve imparare un po' come si gestisce una città. E i cittadini un po' da De Luca, deve prendere un po' di scuola da De Luca, ok? Lei ha portato Foggia alla Lega. Lega. Noi che viviamo in Lombardia sappiamo cos'è la Lega. Di cui lei con la testa o ci fa o ci è, perché non ci sta proprio. E parlare in generale al popolo italiano, quelli che non rispettano le regole, dovete rispettare le regole, perché se no un altro lockdown
capiterà di nuovo un altro lockdown per colpa vostra, perché voi ve ne fregate della gente, chi ha delle patologie, chi non sta bene, che viene a contatto, e ve ne fregate degli altri di tutelarli. No, ve ne fregate proprio. Protezione, non sapete neanche che vuol dire la protezione, non sapete neanche che vuol dire. Di cui, signor sindaco di Foggia, la prossima volta cerca di dire le cose un po' di senso, non solo fesserie. Buona giornata a tutti e sempre forza Foggia.